Buonasera Antonio, buonasera ai telespettatori di 8 Channel. Sembra un weekend di calma apparente per l'Avellino che la prossima settimana dovrebbe ufficializzare l'arrivo di Maxime François Giron. Nell'ultima stagione 32 presenze e 2 gol in Serie D con la maglia del Chieti, il calciatore superata la fase di impasse per il premio di valorizzazione con il Clermont, la società transalpina che lo ha lanciato, firmerà un contratto triennale. Ma prima di approfondire altri dettagli del calciomercato dei biancoverdi, presentiamo il calciatore transalpino nella presentazione, nella scheda di Marco Festa. È nato a Riom, comune francese situato nel dipartimento del Puy-de-Dôme, il 15 settembre 1994. Si chiama Maxime François Giron e sarà il prossimo acquisto dell'Avellino. Nell'ultima stagione ha collezionato 33 presenze e realizzato 2 reti con la maglia del Chieti nel girone F del campionato di Serie D. Giron, lanciato dal Clermont e scoperto dal Parma, dopo aver indossato anche le casacche di Montichiari e Selarjus, si appresta ad affrontare il suo primo campionato professionistico. In Abruzzo ci mettono la mano sul fuoco. Maxime ha un futuro assicurato. Può interpretare senza difficoltà sia il ruolo di terzino sinistro in una difesa 4, sia quello di esterno di centrocampo, con una retroguardia disegnata con una linea a 3. Insomma, fa il caso di Tesser, che adotterà il 4-3-1-2 come modulo base, ma che non ha nascosto di essere pronto a variare a gare in corso l'assetto in un 3-5-2 o in un 4-4-2. Tra le sue peculiarità tecniche c'è un cross forte e teso, che è in grado di garantire sia dalla tre quarti sia dal fondo. Giron è forte fisicamente, 84 kg distribuiti su 185 cm di altezza. È un calciatore in possesso di una solida struttura fisica che fa della resistenza e del dinamismo due dei suoi punti di forza. Rapido e veloce sul breve, ha un'ottima capacità di corsa e progressione. Si è fatto apprezzare dai tifosi teatini per la sua grinta e la sua personalità, oltre che per la capacità di sacrificarsi per i compagni di squadra. Altro punto a suo favore è l'abilità nel gioco aereo, sia nella propria area che in quella avversaria. Qui l'Avellino ha fatto bene a non lasciarselo scappare. Ma Giron non sarà l'unico colpo in entrata per il reparto arretrato. In rialzo le quotazioni di Alessandro Ligi nell'ultima stagione, prima al Bari e poi alla Virtus Entella. Non va però dimenticato che l'Avellino vuole strappare il rinnovo del prestito di Marco Chiosa dal Torino. Non è escluso che entrambi i calciatori possano giungere alla corte di Attilio Tesser. Completato con l'arrivo di un portiere under, si parla di Jonut Radu dell'Inter, la batteria di portieri per ora con Frattalli e Offredi, l'uscita di scena di Bavena fedelissimo di Massimo Rastelli. Ci si potrà concentrare sul centrocampo, dove dovrebbe essere almeno due i movimenti in entrata. Si attende il rinnovo per Mariano Arini, che la scorsa settimana ha rifiutato il trasferimento al Cagliari. Si raffreddano le piste che portavano a Schiavone della Juventus, su cui è alta la concorrenza di Cesena e Livorno, e di Migliaccio, che è ad un passo dal rinnovo con l'Atalanta. Occhio anche al trequartista con il nome di Mazzarani nella lista dei desideri. Anche se non sono da escludere colpi a sorpresa. In attacco si passerà all'azione nel caso di una cessione di Marcello Trotta. Se partirà l'attaccante biancoverde, arriveranno due calciatori. Nel caso restasse, ne arriverà soltanto uno. È un giorno anche di ricordo, di celebrazione, 10 anni dalla promozione storica dell'Avellino in Serie B ai danni del Napoli. Abbiamo raggiunto telefonicamente con Marco Fest, uno dei protagonisti di quella stagione, Vincenzo Moretti. Vincenzo Moretti, 10 anni dopo quella giornata storica, quali sono i tuoi ricordi e le tue sensazioni? Ricordi sono ricordi indimenticabili perché credo che se a distanza di 10 anni siamo qui a parlarne vuol dire che è stato fatto un qualcosa di bellissimo. Già solo il fatto di parlarne sono rabbrividito da questi ricordi, ma credo che sono sensazioni che se si riescono a provare ancora dopo 10 anni vuol dire che è stata fatta veramente un qualcosa di forte. Ricordi indimenticabili, ecco, forse questo è il termine, poche parole ma molto significative. Su quel rigore, diciamo lì c'è un po' la mia incoscienza calcistica, perché
Poi dopo quel rigore sono state raccontate un po' di cose, tipo il pianto di Oddo in panchina che faceva vicino ad Ametrano. Ametrano, ma che dici, Vincenzo farà gol? Ametrano, mi ricordo, mi dice sempre questa cosa, mi dice, mister, non vi preoccupate, siamo già 2-0, se va a battere Vincenzo siamo già 2-0. Però ovviamente parte lo scherzo e diciamo che quel rigore è... aveva il peso di un qualcosa di importante, sentivo la responsabilità di un'intera città sulle spalle. Si entra nella storia poi sempre facendo un qualcosa che porta il rischio, diciamo che quel rigore aveva il pallone, mi ricordo, io l'ho definito un pallone medicinale, perché poi calciare un rigore del genere non era facile. E 10 anni dopo l'Avellino è lì dove lo avete riportato, ovvero in Serie B, e dalla prossima stagione tornano logo e denominazione US. Per te che sei stato un grande protagonista con l'US Avellino, immagino che sia anche questa un'emozione particolare. Ma certo, questo è ritornare alla vecchia denominazione, per me che sono stato, che ho fatto parte del gruppo US Avellino, diciamo che è motivo di grande orgoglio. Ed Avellino è tutto, la linea può tornare a Benevento.